Iniziamo adesso col primo intervento della serata. Io saluto e do il benvenuto al dottor Sergio Caruso, psicologo, consulente in casi di cronaca e direttore del Master Criminologia e Vittimologia della Calabria. Io con lei, dottore Caruso, vorrei iniziare fare un'analisi su quelle che sono le caratteristiche delle vittime e quanto incide, soprattutto in questo periodo, la comunicazione mediatica rispetto a questo fenomeno. Può prendere quello là. Buonasera a tutti, grazie per l'invito in questo posto veramente elegante, bello, maestoso. È la prima cosa che mi è venuta in mente appena ho visto questo palazzo antico, reso ancora più maestoso dalla presenza dei ragazzi. Perché me compreso ed tanti miei colleghi facciamo un grande errore, quello di dire tante regole, dire tanti modi di vivere, di analizzare tante soluzioni, ma dimentichiamo la soluzione, e la soluzione sono loro. La soluzione sono loro nel loro presente, nel loro futuro, perché grazie a loro ad oggi e tra qualche anno che casi che abbiamo commentato, che casi che abbiamo analizzato non accadranno più. Quindi sono contento, perché la cosa che risalta è la presenza di tantissimi ragazzi. Ringrazio la collega Libera Reale per l'invito, ringrazio tutta la FIDAPA e ringrazio il sindaco e le istituzioni qui presenti che oggi hanno contribuito a questo evento. È importante capire chi è la vittima prima di fare tanti tipi di discorsi spesso sbagliati, discorsi spesso inopportuni, discorsi dettati dal terrorismo mediatico che allontana dalla scienza, allontana dalla verità processuale e non aiuta a capire. Molti, la cosa grave la devo sottolineare in questa sede perché dobbiamo dare un messaggio positivo anche alla presenza delle istituzioni, molti miei colleghi dopo 2 ore dall'ennesima tragedia di Giulia Cecchettin si sono scatenati in diagnosi, in analisi, in perizie, in sentenze. Sono tutte attività che non si fanno in un salotto televisivo, ma si fanno in un'unica sede, le aule di giustizia. Diffidate dal processo mediatico, perché vi allontana dalla scienza, dalla verità processuale e non vi aiuta a capire, anzi in molti casi peggiora le cose, perché crea terrorismo psicologico. Nella mia carriera ho visto tantissime vittime, una poche settimane fa, e non è mai facile, non è vero che chi fa il mio lavoro da criminologo ha gli anticorpi e si possa abituare al dolore. Al dolore non ti abitui mai, non ti puoi mai abituare alla sofferenza, perché un mostro con tante teste è un mostro che spaventa ed è un mostro che spesso ha il volto di chi ci sta accanto. La vittima è dettata da sofferenza, da fragilità, secondo la vittimologia universale. Nel profilo psicologico e forense della vittima vi è la vulnerabilità. Vulnerabilità che non significa essere inferiori, non significa essere sempre sottomessi. Vulnerabilità significa fragilità dell'io, bisogno di risposte, bisogno di certezze, bisogno e paura di rimanere soli, perché è vero. La paura più grande che molte donne e molti uomini hanno è quella di restare soli, perché ci spaventa uscire dai cliché, ci spaventa dire alla nostra amica che la nostra storia è finita, anche se è finita già qualche mese fa, ci spaventa dire a noi stessi
che non amiamo più quest'altra persona per paura di restare soli, e la solitudine spesso fa male, la solitudine a volte uccide, perché ad uccidere non sono soltanto le armi, ad uccidere sono le relazioni patologiche. Abbiamo il diritto e l'obbligo di dire a questi ragazzi di riconoscere subito i partner violenti. Sono coloro che cercano il possesso, sono coloro che ti fanno sentire in colpa, sono coloro che pretendono un rapporto sessuale subito, senza aspettare i tuoi tempi, sono coloro che ancora oggi e tra i giovani dicono alla fidanzata: io prima di farti uscire stasera voglio vedere come sei vestita, e pretendono la foto su WhatsApp. Questa è la violenza. Non si deve aspettare di essere una vittima su un tavolo di un obitorio. Io ho visto tantissime vittime vive, ma morte dentro. Morte dentro perché erano rassegnate, perché erano distrutte dalla peggiore delle violenze, che è senza dubbio la violenza psicologica. Ho visto tante vittime non esser credute nemmeno dalla sorella. È vero, molte vittime non vengono credute nemmeno dai familiari. Quando una donna si convida, non va subito dallo psicologo, ma si convida con i familiari, e questi familiari, questa sorella disse: vabbè, ma anche mio marito me l'ha tirato qualche schiaffo, però siamo sposati a 20 anni e abbiamo 2 figli. Questa è la cosa peggiore. Spesso mi chiedono, lo dissi anche stamattina, qual è l'arma del delitto peggiore nei crimini violenti. L'arma del delitto peggiore nei crimini violenti l'abbiamo tutti in tasca: è l'indifferenza, è sentire le urla della vicina di casa, è sapere che una nostra amica soffre a causa di un uomo violento, e diciamo a noi stessi e poi anche a chi ci sta vicino: mamma mia, tiriamo un fa a mettermi in mezzo. Da qui nascono i femminicidi, da qui nascono le violenze, da qui nascono questo numero enorme di vittime. Perché ora giustamente si sta parlando di Giulia Turetta, di Giulia Cecchettini uccisa da Filippo Turetta, ma ci sono tantissime vittime della nostra terra, vittime del nostro contesto, vittime uccise da chi diceva di amarle. E non è vero che sono bravi ragazzi, non è vero che sono persone perfette, che hanno avuto semplicemente un raptus, perché il raptus non esiste. Esiste la conseguenzialità, esiste il conflitto. E smettiamo di dire, anche con il peso che hanno i termini, che sono persone per bene. Non è vero che sono persone per bene, sono soggetti che hanno sempre dato segnali di violenza, come abbiamo ascoltato in questo contesto, in questa ennesima tragedia, in cui l'aggravante, la cosa più grave, è che sia la vittima che gli autori del delitto sono giovanissimi. Noi abbiamo una grossa responsabilità, mi prendo tutta la responsabilità in quello che dico. Non servono solo giornate come queste, non servono solo parole, servono i fatti, perché sono tanti anni che mi occupo del fenomeno. Ho visto tanti bei convegni, ho visto tantissime belle parole e anche panchine rosse e manifestazioni, però continuo a non vedere la soluzione. Le ore di uno psicologo in una scuola sono al massimo 20. Nella maggior parte delle scuole italiane mancano figure che si possano occupare di educazione all'affettività. Dobbiamo prenderci la responsabilità. Io avevo preparato tantissime cose e volevo dire tante cose, però mi sento, perché mi hanno modificato in positivo questi ragazzi, mi sento di dire dalla mia esperienza quello che veramente accade, perché per migliorare insieme
per migliorare come uomo e professionista, per migliorare come società, dobbiamo dire soprattutto le cose che non vanno. In territori difficili come il nostro servono una rete di psicologi, servono i centri antiviolenza potenziati, perché già quando li vediamo noi, quando li vedo in una perizia, quando li vedo in carcere, il danno è già avvenuto, dobbiamo intervenire prima e dobbiamo avere come istituzioni, come persone civili, come società civile, dobbiamo fare una richiesta a tutti gli enti di potenziare i centri antiviolenza. Sapete che molti sportelli antiviolenza ci dobbiamo autotassare per pagare gli spostamenti, la luce, la carta, internet, il computer, e si parla tanto di violenza. Dobbiamo dire le cose come stanno, dobbiamo dire le cose come sono, perché di fronte a questi ragazzi abbiamo una grossa responsabilità. E ricordiamoci sempre che i comportamenti devianti a livello di teorie della mente nascono da quello che osserviamo ogni giorno. E iniziamo a parlare anche di un fenomeno di cui non si parla mai, che è quello della violenza assistita. I conflitti modificano. Un padre violento crea personalità violente. Se in una famiglia ci sono una serie infiniti di conflitti, a risentirne, a trasformarlo in comportamento etero diretto, è vostro figlio. Spesso sento dire: per mia figlia, per i miei figli, io non mi separo, sapendo che è violento. Proprio perché è violento, e proprio per i vostri figli, separarsi deve essere una soluzione, non un pensiero astratto. Non aggiungo altro per non rubare tempo ai relatori, ma volevo leggere semplicemente questa lettera. Adesso ho 20 anni, ma già dall'età di 8 anni ricordo tutto, quando ti picchiavo, le urla, gli insulti, tu che chiedevi aiuto, ma io che potevo fare a 8 anni? Mi chiudevi in camera mia e piangevo e ti chiamavo mamma, mamma, poi tu venivi da me e mi accarezzavi e mi dicevi stai tranquilla mamma, non è successo niente. Poi crescendo ho cominciato a difendere. L'ho sempre pensato che ti faceva male, l'ho sempre saputo che ti faceva male, l'ho sempre saputo che prima o poi ti uccideva quel brutto mostro che io chiamavo papà e tu chiamavi marito. Questa è la lettera di Teresa Servidio, in cui purtroppo il padre Giuseppe Servidio uccise la mamma di fronte ai suoi occhi. Grazie. Grazie dottore Caruso per questo suo intervento molto sentito e ci fa molto piacere che sia rivolto soprattutto ai giovani, considerata veramente la platea di questa sera. Andiamo avanti ancora con altri due video. Il testo e la voce sono di Francesca Pignataro, la musica è stata invece composta da Silvia Infantino, Chiara Luzzi, Valentina Bonanno, Desiree Simone, Mattia Cofone, Tommaso Piro, Francesco Castrovillari e Giuseppe Pedace, docente referente Caterina Gaccione. A seguire vedrete il video realizzato dal plesso di San Giacomo. Un applauso quindi alla capacità di questi ragazzi che hanno creato qualcosa che ha permesso loro di riflettere su un tema così importante e delicato, e hanno dato voci a pensieri ed emozioni. In questo caso il docente referente è stata Daniela Arena. Thank you.
San Giacomo. E andiamo avanti adesso col secondo intervento. Saluto e ringrazio anche il dottore Luigi Blois della sua presenza questa sera, funzionario giuridico e pedagogico ed è responsabile dell'area trattamentale della casa circondariale di Castrovillari. Con lei, dottore, vorrei analizzare quello che è il ruolo dell'amministrazione penitenziaria proprio nel tutelare l'integrità e l'identità della donna attraverso il trattamento poi di quelli che sono gli autori dei reati sessuali, perché nella casa circondariale di Castrovillari appunto c'è una sezione dove sono recluse appunto queste persone accusate di violenza sessuale, per cui vorrei insomma analizzare da questo punto di vista con lei. Innanzitutto buonasera e grazie per la domanda, ma prima di tutto consentitevi di fare alcuni ulteriori ringraziamenti, premettendo che terrò l'intervento in tempi europei, quindi 5-6 minuti, avrò cura di dire tutto. Un ringraziamento particolare va alla dottoressa Reale, con la quale condividiamo questa esperienza nella casa circondariale di Castrovillari, una professionista accorta, non c'era bisogno che ve lo dicessi, ma che soprattutto ha titoli proprio per questa attività concreta, cioè quella, per le ragioni che vi andrò dopo a dire, sul trattamento cognitivo comportamentale degli autori di reati sessuali, conducendo queste azioni congiuntamente al dottore Caruso. Grazie quindi per l'invito, per la disponibilità data a un versante dell'esecuzione della pena, che è quello amministrativo. Noi ancora siamo nella fase amministrativa, la fase giudiziaria poi è curata insomma dagli uffici di sorveglianza, quindi la fase decisoria vera e propria. Grazie alla FIDAPA in genere e soprattutto complimenti per aver organizzato una bella manifestazione, cara Libera, ma una bella manifestazione, mi rivolgo anche alla Presidente qui circoscrizionale, che oserei dire ha un valore educativo e pedagogico. So di parlare ad una platea di alunni e anche di docenti delle scuole di questa bella cittadina, e mi sovviene proprio parlando a loro una frase di Leonardo Sciascia che era riferito alla mafia, però credo che per la violenza possa essere comunque sempre attuata, perché comunque si basa sia la violenza sulla donna, gli atti conseguenti, come anche la violenza e la criminalità mafiosa, il livello preventivo è fondamentale. Sciascia diceva che la mafia sarà sconfitta da un esercito di maestre elementari. Ecco. Io dico, lasciatemi passare la presunzione, non solcolamente a quel livello, ma dico che anche la violenza e gli atti di violenza sulle donne saranno sconfitti se ci saranno sempre di più queste manifestazioni di alto valore educativo e pedagogico, e sottolineo con la penna rossa educativo e pedagogico, perché forse sono dei concetti adesso scomodi per la vulgata comune, per le narrazioni comuni, che invece hanno un valore fondamentale. Quindi complimenti a voi, complimenti ai docenti, ai ragazzi che si sono impegnati. Gli interventi che mi hanno preceduto hanno dato la possibilità, tanti spunti di riflessione, tanto che gli appunti che avevo preso e quello che mi ero prefissato di dire rischio di stravolgerli, ma un'ulteriore considerazione su due personaggi che sono stati citati qui da voi. Uno lo citava proprio Libera, che era Gianni Guido del delitto del Circeo. Parlando di Gianni Guida mi è andata subito l'idea ad Angelo Izzo. Beh, Angelo Izzo era il sodale di Gianni Guido, l'uno era il sodale dell'altro, però Angelo Izzo, mentre Gianni Guido è evaso per un periodo, comandante, Gianni Guido invece ha scontato la sua pena, l'ha scontata per un lungo periodo. Gianni Guido è andato in misura alternativa e cioè Angelo Izzo è tornato ad uccidere nuovamente. Ciò vuol dire che chi è stato chiamato a fare il nostro lavoro forse aveva visto in modo troppo superficiale
con una certa faciloneria quella che era l'identità, la personalità del soggetto, ritenendo che possa essere riportato alla libertà. Per questo l'importanza dell'osservazione e del trattamento, come vi si diceva prima, soprattutto nel trattamento di qualsiasi tipo di reato, ma particolarmente in quello dei reati sessuali. Una ulteriore considerazione invece, citando Mia Martini, la bella canzone che abbiamo sentito, e mi richiama anche alla mente quello che è il titolo dato: gli atti, i reati e gli atti di violenza contro le donne. Cioè, la violenza contro le donne è qualcosa di molto complesso e di molto ampio, che non si può soltanto definire con i reati commessi. Ci sono anche tutta una serie di attività che vengono, alle quali le donne sono sottoposte, che magari non sconfinano nel livello penale o nella punibilità che impone la legge penale, ma sono comunque estremamente nocivi. E la storia di Mia Martini, se qualcuno la conosce, l'ha letto, evidenzia proprio questo, cioè una sorta di emarginazione avuta dal soggetto, per non mi dilungherò molto sulle considerazioni, che la portarono alla fine, ed è stato accertato in cronaca vera, effettiva, reale, che la portarono al suicidio. Quindi vedete come l'ambito di definizione della materia sia quanto mai ampio, e nel questo ambito rientrano atti dei più svariati. Per questo ancora ci si deve portare alla sensibilità di ognuno di noi, alla sensibilità dei docenti e degli educatori, che devono comunque cercare di farci percepire quale sia il livello di dignità e di identità che deve essere rispettato. Detto questo, scusatemi se mi sono dilungato, ma mi sentivo di fare queste ulteriori considerazioni perché sono estremamente legate poi al lavoro che faccio e che facciamo congiuntamente ai colleghi in riferimento agli autori di reati sessuali. L'autore di reato sessuale è l'ordinamento, quindi sia il codice penale, il codice di procedura penale e l'ordinamento penitenziario, identifica nei loro confronti un trattamento differenziato. Un trattamento differenziato in quanto si differenzia appunto da quello dei soggetti della cosiddetta criminalità comune o di altri circuiti. Per quale motivo? C'è una ratio in tutto questo, e la ratio è dovuta dal fatto che l'autore di reati sessuali è una persona con forti disfunzioni personali, personologiche, psicologiche, in alcuni casi anche psichiatrici, e per i quali è difficile andare a intravedere in termini immediati un percorso di revisione, perché Calibera, come tu stessa mi insegni, sono dei reati, come dicevamo stamattina, sono dei reati egosintonici, cioè la persona li commette pensando che sia giusto commetterli e non riesce ad ammettere quella che è innanzitutto a riconoscere la vittima, e soprattutto pensa che la vittima magari lo abbia indotto. E per questo il nostro ordinamento prevede un trattamento più lungo, non il trattamento semestrale, ma bensì annuale, che poi è sottoposto a due ulteriori aggravamenti, secondo della tipologia dei reati. La faccio brevissima, citando solo così en passant la Convenzione di Lanzarote, che ha previsto un aggravamento ulteriore per quanto riguarda l'osservazione del trattamento degli autori di violenza sessuale contro i minori. In quel caso, oltre al trattamento annuale, sensi dell'articolo 13, dottoressa Crisovia, dell'ordinamento penitenziario, è previsto anche che vengono sottoposti ad uno speciale percorso cognitivo-comportamentale che verrà adeguatamente valutato dal magistrato di sorveglianza. E la mancata sottoposizione a questo percorso da parte del soggetto ristretto sarà un elemento certamente da non valutare compiutamente. Io non mi dilungo ancora ulteriormente, soltanto portandovi dei casi concreti che riguardano la nostra esperienza e di queste giornate del 25 novembre. Le abbiamo celebrate anche in carcere stamattina, ma anche ieri, e mi voglio soffermare soprattutto sul dato esperienziale, su quello che abbiamo vissuto ieri. Allora, ieri i docenti, ecco come ritorna poi sempre l'elemento educativo, i docenti delle scuole intramurarie hanno inscenato con i detenuti un convegno,
Ma nel convegno i relatori non eravamo noi, non erano i docenti, ma erano gli stessi detenuti. Ogni detenuta, in questo caso una delle detenute, ha raccontato la propria storia, ha letto poi dei pezzi famosi di alcuni autori italiani. Ma da questi racconti cosa è emerso? Che loro, è vero, sono delle donne autrici di reati ed alcuni anche particolarmente efferati, ma nella gran parte dei casi questi reati sono stati commessi perché erano all'interno di un contesto sociale e ancor di più in un contesto familiare che li ha indotti alla commissione di quel reato. E allora la considerazione che mi è venuta ieri, lo dicevo allora e lo dicevo anche oggi al direttore, al sindaco che vi erano presenti, è che forse questo 25 novembre, come gli altri, deve avere anche un altro significato. Certo, la celebrazione della giornata contro la violenza, ma anche celebrare un modo nuovo della donna, che è quello di ribellarsi, di riuscire a prendere atto delle violenze che si subiscono e di farle presenti, di denunciarla al di là di tutto e ad ogni condizione. Questo credo che sia un elemento fondamentale, lo vedevo nella faccia di quelle persone che si sono trovate a sopportare lunghi periodi di detenzione, perché molte di loro, sì, ma io facevo parte di un'associazione criminale dedita allo spaccio di stupefacenti, un'organizzazione ben consolidata, anche per poi arrivare a un reato statuito come il 74, eccetera. Ma la ragione, quando si parla con queste persone, qual era? Dice: sì, ma mio marito c'era dentro, come glielo dicevo? E questo, francamente, credo che sia sottoposto a questo timore reverenziale nei confronti della famiglia, retaggio di una cultura ancestrale, ha prodotto dei danni che sono comuni a quella persona, ma anche possono essere simili negli atti di violenza. Con questa considerazione vi lascio, scusatemi, grazie ancora per l'invito. Vedere altri due lavori realizzati dalle scuole del territorio. Il primo video che vedremo è stato realizzato dalla terza AMM dell'Ipsia Iti. Gli studenti coinvolti sono Provenzano Andrea, La Valle Domenico, Morrone Alessandro, Marchese Angelo, Costignano Giuseppe, Ritacco Antonia, Benedetti Cristian, Capalbo Enrico e Mona Raul. I ragazzi hanno scelto di ispirarsi ad un fatto realmente accaduto nel 1969, dando voce a Maria Teresa Novara per sottolineare con forza l'atrocità della violenza. Alcune foto che vedremo sono state scattate da Francesco Cariati, docenti referenti Maria Rita Iaconetti, Tiziana Turano e Mario Romano. A seguire il video è realizzato dall'Istituto Comprensivo Beato Francesco Maria Greco, classi terza B e terza C. Gli studenti, coadiuvati dalle docenti di classe Mariolina Liguori e Assunta Ginese, ripropongono con le loro voci, attraverso la narrazione e il canto, le poesie tratte dall'antologia di Spoon River di Edgar Lemaster.